Ciao ragazzi, eccoci qui con un nuovo video. Oggi video aggiornamento in una location un po' particolare. Infatti ho cambiato di nuovo città, sono a Los Angeles, quindi da Chicago mi sono spostato qui a LA. Sono se qua al National Park, sfrutto l'occasione di avere un ottimo background setting per raccontarvi un po' le riflessioni post NBA, cosa sto facendo qui a Los Angeles e quali sono i piani nello short term, quindi nel prossimissimo futuro. Sono qui con il grandissimo Debe Ciao ragazzi, da piacere di Yale, vedervi. Aria, come vedete sono qui con i ragazzi che avete già visto nel video di Yale. Come dicevo ragazzi, qui a LA abbiamo preso un Airbnb e lavoriamo sulla startup di Andrea. Esatto, quindi questa è un po' la situazione. Ora stiamo andando nel Sequoia National Park a vedere questa sequoia gigante che si chiama How is it called? General Sherpa. Yes. General Sherman. Ah no, General Sherman. General Sherman 3. Comunque, vi do un po' di spoiler sulla startup su quale sto lavorando in questo momento. E fintech, prodotto fintech si può dire. Sì. E però ci stiamo concentrando su due customer segments. Top studenti Ivy League americani, non americani, internazionali in Sì, generale delle certo. Ivy Leagues, e content creator. Quindi uno dei motivi per cui siamo a LA è perché chiaramente in America ci sono, ogni città ha le proprie aree di competenza. LA, se lavori nel mondo media, è perfetta, se sei più nel mondo finanza, vai su New York, mondo più tech, San Francisco. Quindi noi siamo a cercare di entrare in contatto con creators qui a LA. E Esatto. siamo riusciti ad arrivare già in pochissimi giorni a contatti molto interessanti. Esatto, e magari vi porteremo un video al riguardo. Debe ha incontrato Sam Altman, metto la foto qui, e poi siamo entrati in contatto con il presidente di CAA, che comunque per chi è nel settore ha presente, li teniamo aggiornati. Non possiamo ancora rivelare la piattaforma, eccetera, perché A tempo debito. esatto, ci sono investitori che hanno già investito, no? I ragazzi hanno raccolto il primo round, il pre-seed, e tra poco penso raccoglieranno il Series 6, però vogliono rimanere in stealth mode, penso fino al Series Esatto, 6. sì. Tanto guardate qui, stiamo addentrando in Sequoia National Park. Vediamo questo albero gigantesco. Ma Ah, the Sherman. Oh, yeah, this is Qui si it. gigante. Ok, questo è la Sherman Tree, apparentemente l'albero più grande al mondo per volume. Più largo. No, più grande, sì, col volume maggiore al Esatto. mondo. Ok, cerchiamo di andare là sotto, a vederlo più da vicino. Altra news, ragazzi, è che per chi ha visto il video I prossimi passi, dove annunciavo che sei andato da Antler e LunarX, visto che ho deciso di venire qui a Los Angeles a fare questa esperienza lavorativa quest'estate, alla fine ho deciso che non andrò da Antler, quindi nonostante avessi firmato l'offerta, sono riuscito a fare withdraw. Alla fine non c'è stato nessun problema, ho semplicemente mandato una mail con un mesetto di anticipo e quindi non andrò più a Berlino, e anche perché nei miei piani e quello che ho intenzione di fare nel medio termine non avrebbe avuto più senso, e chiaramente ho firmato l'offerta 16 mesi in anticipo, quindi ero comunque coperto, però poi in 16 mesi le cose cambiano. Infatti adesso l'idea è quella di focalizzarsi su dei progetti imprenditoriali e tornerò in Italia di nuovo dopo Los Angeles per un periodo, perché devo ultimare la mia tesi, che è l'ultima cosa che mi manca per laurearmi da St. Gallen. Quindi scriverò la tesi a Milano, penso ci vorranno circa un 5-6 mesi per finirla bene. Nel frattempo continuo a lavorare su dei progetti che non ho ancora rivelato sul canale, ma che ho iniziato tempo fa. E poi, ecco, non voglio dare spoiler per quello che ci sarà dopo, però ci sono cose interessanti in ballo. Il famoso albero più voluminoso al mondo. 33 metri di circonferenza. A quanto pare in cima è morto e quindi non cresce più. Per ogni anno diventa sempre più largo. A parte Sam e Aria che giustamente fanno fare la coda a me e Debe per farsi la foto all'ultimo, skippando tutta la coda. Grandi. Ragazzi, smart studio, mica. E tra l'altro, ragazzi, come dicevo anche nello scorso video, comunque uno dei progetti su cui lavorerò anche durante il periodo in cui scriverò la tesi sarà
integrare l'internship Navigator su Polo. Come dicevo, mi sono proprio reso conto che studiando queste università all'estero, in vari paesi, alla fine i libri su cui si studia sono gli stessi, cioè quello che fa la differenza è comunque tutti i career service che hai a disposizione, certe metodologie, certe risorse che ti danno, certe regole non scritte che ti vengono spiegate soprattutto, e quindi sto cercando di condensare il tutto dentro, e col prossimo lancio renderò disponibile anche questo nuovo modulo. Ho deciso di supportare Andrea perché condivido appieno tutto quello che ha già detto e mi sembra la giusta missione da perseguire. Esatto, quindi anche Debbie mi ha dato una mano per passandomi un po' le risorse di Yale, del career service di Yale, così per assicurarvi già i posti che saranno limitati. Iscrivetevi alla waiting list, come al solito metto in descrizione. E, diciamo, con questo progetto in parte cerchiamo di migliorare un po' di mobilità sociale, almeno far giocare tutti ad armi pari, quello sarebbe interessante, se ci riuscissimo. Ragazzi, comunque con questo video volevamo farvi anche un piccolo aggiornamento su come sono andate le nostre esperienze in America, io con l'MBA a Boston, lui con un master invece, master proprio di primo livello. Sì, in economics a Yale, come ho spiegato nell'altro video. Esatto. Il lato mio, per chi mi segue già sul canale, avete visto un po' il vlog che ho fatto all'interno di Chicago Booth, ho spiegato un po' cos'è un MBA. Devo dire che sono molto soddisfatto dell'esperienza, classe di negoziazione è veramente forse la più utile che ho fatto, infatti fra poco farò anche un workshop ai ragazzi di Argo con tutto quello che ho imparato. Debbie è anche un membro di Argo, grande, assolutamente, grande Andre. E detto questo, te invece Debbie, expectations versus reality con Yale, com'è stato? A me è stata un'esperienza un po' diversa da quella di Andrea, il mio master in economics puro, quindi un po' più incentrato a livello accademico, che ho fatto appena dopo aver finito la mia triennale in economics. Yale è l'unica Ivy League ad avere un master in econ, dopo del quale potevo decidere se perseguire, ecco, una carriera in finance, uno specifico, ecco, global macro hedge fund, oppure se fare quello che adesso ho capito mi piace veramente, quindi il mondo delle startup, in particolare nel fintech, che ecco un po' collegato anche a quello che ho studiato finora e a cui sono appassionato. Quindi ho deciso di perseguire questa strada, il motivo per cui il prossimo anno sarò ancora qui in America. A Tango non abbiamo deciso, però la nostra scelta sarà tra SF e New York. Hanno pregi e difetti entrambe le città, come diceva Andrea poc'anzi. SF è un po' l'hub per tutte le startup, non solo a livello tech, ma in generale direi. Quindi probabilmente la nostra scelta ricadrà su San Francisco. Questi due mesi stiamo facendo un po' esperienza con quello che vuol dire vivere in California. Siamo a due passi dalla Silicon Valley e devo ottimo dire che ci sta piacendo. Ma e Andrea invece a livello anche accademico, diresti che comunque Yale è molto teorico, molto simile a una magistrale in Bocconi, secondo te, o a Sant'Anna che tu hai studiato? Certo, a livello accademico il mio master, puramente in economics, era sì molto teorico, avevo classi obbligatorie in micro, macro, matrix e altri corsi in econ. Poi ecco, avevo anche molti electives che potevo scegliere, io ho scelto electives in ambiti specifici in cui sono più interessato, però in generale direi, ecco, che l'impronta da un master in economia pura è un po' diverso da quello di un MBA, che invece è più per ragazzi, come diceva Andrea, non c'ha un background di lavoro alle spalle, che magari vogliono fare un cambio di carriera oppure vogliono avere un paio d'anni per prendersi una pausa e pensare, riflettere un po' su quello che vogliono fare nel loro prossimo futuro. Ecco, nel mio caso la maggior parte, ecco, posso parlare dei miei compagni di corso, sono tutti ragazzi che adesso, ecco, come dicevo prima, stanno facendo carriera in finanza, pochi in banking, la maggior parte in hedge fund, alcuni in consulting, e molti ragazzi stanno proseguendo la strada del dottorato in economics, che ecco, pro e contro direi, io l'ho valutato anch'io ai miei tempi quando ero a scuola Sant'Anna, direi che ecco, non abbiamo forse mai parlato nel canale, Andrea forse non ha mai toccato, ecco. Ma ne porteremo un video a casa, ditemi nei commenti se volete anche un po' di video a tema ricerca, dottorato, PhD, perché ho un sacco di amici anche a Chicago e a Yale, esatto, quindi magari danno qualche opinione, italiani che ce l'hanno fatto. E i miei amici che adesso stanno facendo il dottorato lo stanno facendo, ecco, una metà perché naturalmente vorrebbero fare professori nel loro futuro, altri perché alcune posizioni di policy o nelle istituzioni oppure in alcuni hedge fund, avere un background, ecco, di ricerca. Che comunque fare il professore in America è un altro livello rispetto in Italia, sì, cioè molto più prestigioso, si guadagna anche molto di più, c'è un'altra sì, cosa. Noi anche attraverso la startup abbiamo avuto modo di conoscere diversi professori di prestigio qui in US, da ecco, professori come Darren Acemoglu o Steven Levitt. Hai detto Levitt, Steven Levitt è l'advisor della tua startup, avete avuto per un periodo come advisor. Sì, qui abbiamo monthly course, devo dire sta dando una grande mano e quindi di questo siamo contenti. Ecco. Grande Andre che tra Sam Altman, Steven Levitt, eccetera, sta veramente spingendo. No, comunque voglio fare una domanda al volo.
l'equivalente più o meno di questo master è un master primo livello post-triennale, quindi la gente alla tua età, giusto, a Yale? Sì, diciamo la gente che, ecco, con cui mi sono trovato in classe a Yale, sono tutti ragazzi, ecco, eravamo due europei quest'anno, quindi in Europa la maggior parte, anche in Germania e in UK, alcuni ragazzi da LSU, UCL hanno bachelor di 3 anni, come nel mio caso al Sant'Anna, quindi ecco, per loro è quasi obbligatorio fare un master di 1 anno. Molti ragazzi dal sud-est asiatico, quindi ragazzi americani che alcune volte, ecco, in America per alcune posizioni non lo sapevo, avere master's degree o una PhD è raccomandato, e quindi ecco, ho deciso di fare un master pur dopo aver fatto 4 anni di bachelor. E Andre, per un master di 1 anno a Yale come il tuo, quanto costa? Quanto si spende di retta? 50k, quindi $50,000 la retta annuale. Ovviamente una volta che siete ammessi, ragazzi, ho opportunità per trovare borse di studio per finanziare la retta, ce ne sono moltissime, quindi questa direi, Andre, l'ultima domanda che i ragazzi devono porsi quando esatto, ecco, cioè voi cercate di entrare, poi se riuscite a entrare riuscite a finanziarvelo o addirittura borse di studio, soprattutto in US, perché ho davvero ragazzi che sto spendendo zero sì. euro. Ok, ragazzi, per questo video era tutto, quindi volevo fare un po' video aggiornamento dove parlavo anche un po' con Andrea, ma sicuramente arrivano altri video a Los Angeles, almeno un vlog mentre facciamo un po' startup e raccontiamo, mostriamo esatto. un po' come lavorare lei lo facciamo. E, ragazzi, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mi piace, link per la waiting list di Polo e tutto quello che riguarda l'internship Navigator in descrizione, stessa cosa per Argo. E Andre, ti possono scrivere su LinkedIn se hanno domande? Sì, scrivetemi pure, io cerco sempre Instagram. Di rispondere a tutti. Ho preso Instagram, certo. Ok, in caso quindi vi lasciamo l'Instagram di Andre e LinkedIn in descrizione. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.